Diversamente Scuola è la nostra iniziativa di chiusura. L'Isto Costanzo tutti gli anni organizza una manifestazione finale in cui sono protagonisti gli studenti e il territorio. Diversamente Scuola è centrata sul tema dell'inclusione e quindi del riconoscimento della diversità, che non è un disvalore, al contrario è un valore, perché educare gli studenti alla diversità significa educare al rispetto della dignità umana. E come tutti gli anni noi abbiamo organizzato questa iniziativa con il territorio. Ringrazio il professor Portobonacci, che è il promotore e l'organizzatore di questa bellissima giornata, i suoi collaboratori che sono gli addetti all'azienda agricola, ma soprattutto ringrazio gli espositori, sono associazioni, sono artigiani, sono piccoli produttori del territorio che oggi hanno accettato di mostrare le loro attività e i loro beni in questa bellissima location. La scelta di questo contesto, di questa location, è nata anche dall'idea che il Reventino deve continuare a riscoprire la terra come valore, la terra come occasione produttiva, e capire che è necessario fare rete intorno alla terra. È un'area che in questi anni è diventata piuttosto sfortunata. Ci ritroviamo in una grave crisi demografica che si è trasformata anche in crisi economica, e noi crediamo che la scuola debba dare un segnale positivo, un segnale di ottimismo. Possiamo tutti quanti insieme ritornare a riconoscere nella terra, nell'ambiente, nei paesaggi bellissimi e incontaminati che abbiamo intorno, una grande occasione di sviluppo e di crescita. Come scuola siamo anche molto impegnati attraverso le attività ordinarie, ma ancor più attraverso l'alternanza scuola-lavoro, a promuovere nei ragazzi la conoscenza del territorio, la conoscenza dell'ambiente, un rapporto più stretto con le produzioni artigianali. A settembre partiranno anche una serie di attività molto interessanti, idonee un po' per i vari indirizzi presenti nell'istituto. Avremo percorsi per imparare a fare le guide turistiche nei vari percorsi che abbiamo sul territorio in collaborazione
con la Discovery, un'associazione di decollatura, ma ci saranno anche dei moduli dedicati a fare marketing sull'identità territoriale, percorsi per il video editing a 360 gradi, abbiamo già l'attrezzatura acquisita, i ragazzi faranno queste cose, così come in queste settimane abbiamo tessuto rapporti molto stretti anche con la Fattoria del Benessere, con lo scopo di integrare la loro offerta sul territorio con la nostra, favorendo in questo modo l'incontro fra vari attori che stanno lavorando per far crescere il territorio. È una bellissima giornata, una giornata in cui sono presenti tutti gli studenti, aperta al pubblico, ai loro genitori, i ragazzi sono molto felici, credo che anche per loro sia abbastanza raro vivere la scuola come una bella scampagnata nel noccioleto e avere modo di vedere le tante colture che già abbiamo presentato e soprattutto incontrarsi con un mondo rurale ormai scomparso. Look, kid, bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on the world. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata! It means no worries. Abbiamo per esempio la presenza di particolari varietà di galline, si tratta di galline da esposizione, non da cucina, molto belle. Tanti anni fa avevamo oltre un'ottantina di esemplari in questa azienda, per vari motivi sono state dismesse e il nostro proposito è di ricreare una realtà simile a quella di 5 anni fa, anche magari affiancandoci a chi in questi anni ha proseguito questa attività di promozione e raccolta di questa grande varietà di galline presenti anche sul territorio. Come azienda agraria siamo particolarmente impegnati nel recupero di varietà autoctone, quindi di prodotti che stanno scomparendo perché producono e rendono molto meno, però in compenso manifestano una grande resistenza alle malattie e quindi necessitano di minori fitofarmaci e comunque trattamenti che possono alla lunga in grandi quantità diventare tossici. Devo dire che
questa esperienza sta dando ottimi risultati grazie a questa azienda e a chi ci lavora. Per esempio le fagioline sono diventate fagioline locali, riprese da un paio d'anni, sono diventate un vero culto per tante persone che vengono e acquistano solo questa varietà, ovviamente con un costo maggiore, ma che ovviamente tra il sapore e la genuinità compensano il loro valore, il loro costo di prodotto di nicchia.
Innanzitutto grazie per l'accoglienza, per noi è un privilegio, Analyst Group che parte da Avellino per venire in Calabria, si è ritrovata in un contesto particolarmente effervescente, oggi possiamo dire che nell'Istituto Costanzo c'è innovazione. L'attività che faremo è un'attività che abbiamo già avviato da tempo con l'Istituto per far sì che l'innovazione diventi da ricerca riservata a poche aziende innovative, possa diventare un denominatore comune quanto più permeante possibile. L'attività che sta portando avanti l'Istituto è un'attività anche divulgativa, per fare in modo che tutte quante le aziende possano beneficiare di questo tipo di approccio, quindi che potremmo definire 2.0. 2.0. Sì. Se vuol dire qualcosa riguardo... Sì, noi come scuola prima cosa ringraziamo voi di essere qui, e noi abbiamo fatto per cercare di interessare i nostri alunni a questo tipo di agricoltura, un'agricoltura moderna, e che i nostri alunni possono portare questa innovazione alle aziende che ci sono sul territorio. Io devo dire che questa sensibilità sta aumentando negli ultimi anni, perché oggi fare eccellenza non è sufficiente, per poter fare eccellenza bisogna anche comunicarlo in modo eccellente. Iniziative come quella di questa giornata, che dà una particolare attenzione all'integrazione anche dei diversamente abili, è una cosa sicuramente pregevole, ma soprattutto connette sempre di più il mondo sociale con il mondo produttivo. La direzione è questa e noi faremo il massimo per dare anche visibilità a questo tipo di iniziative e saremo lieti di portare avanti la collaborazione e la cooperazione con voi. Grazie ancora per l'invito. Viveva un boscaiolo che ogni mattina andava nel bosco per lavorare e guadagnarsi da vivere. Un mattino, mentre era intento al lavoro, sente in lontananza il pianto di un neonato. Ui, 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 ui. Meravigliato e incredulo, il boscaiolo segue i vagiti che lo dirigono verso un cespuglio, dove trova una bellissima bambina avvolta in una copertina di lana. Stupito e impietosito, prende la bimba con sé, rinunciando anche al lavoro, e ritorna di corsa a casa dalla moglie per raccontarle l'accaduto. Moglie, moglie mia, corri, vieni a vedere. Cosa c'è? Cosa c'è? Dimmi, dimmi. Guarda. Che meraviglia! Ma di chi è questa meravigliosa creatura? Di nessuno, moglie mia. L'ho trovata nel bosco. Cos'altro potevo fare? Potevo lasciarla lì a morire? La donna, vedendo la bambina, si emoziona, ma nello stesso tempo comincia a preoccuparsi. Mamma mia, ma come facciamo? Di chi sarà? Forse passeremo dei guai. Non preoccupatevi, facciamo passare qualche giorno e se nessuno la cerca, la cresceremo noi, va bene? Sì, 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 va bene, va bene. Col passare del tempo, il boscaiolo e la moglie si tranquillizzarono, dedicando tutto il loro tempo e il loro amore a quella bambina che cresceva sana, affettuosa e bella. Intanto la bambina cresceva e i genitori cominciarono a preoccuparsi per il suo avvenire. Desideravano darle un futuro sereno e ricco. Tutte cose che nella loro povertà non potevano offrirle. Loro decisero di chiedere aiuto alla loro regina. I due furono ricevuti.
due furono ricevuti dalla regina e le raccontarono tutto. Mia sovrana, ho bisogno del vostro aiuto. Anni fa abbiamo trovato questa bambina abbandonata nel bosco e l'abbiamo tenuta con noi per crescerla nel migliore dei modi. Oggi, pensando al suo avvenire, capiamo che non le potremo dare che molto poco, perché siamo poveri. Ti chiediamo aiuto. Non disperatevi, miei sudditi. La vostra regina è qui per aiutarvi. La sovrana rimase commossa e insieme al boscaiolo e alla moglie cercò una soluzione. Lei non aveva avuto figli e chiese loro di poter adottare la bambina che sarebbe cresciuta da entrambe le donne accorte. La moglie del boscaiolo ne fu molto felice e insieme alla regina pensarono di continuare a chiamare la bambina Bella, perché lo era veramente, non solo per l'aspetto, ma anche per la felicità che aveva regalato al boscaiolo, alla regina e alla moglie. Gli anni passavano. E Bella diventa una splendida ragazza e quando arriva il giorno del suo 18° compleanno, il re e la regina decisero di organizzare una meravigliosa festa. Di compleanno però viene avvicinata da una strega invidiosa della sua bellezza e bontà, che con parole ingannatrici le fa un incantesimo per rapirla. Buongiorno mia splendida principessa, come siete bella di nome e di fatto. Tutto il regno vi ha fatto un regalo, il mio volevo donarvelo di persona. Un profumo che io stessa ho creato, che fosse alla vostra altezza. L'essenza più intensa che si possa immaginare, con fiori meravigliosi, ma non quanto voi. Oh, grazie. Grazie del pensiero. Lo indosserò subito. Disse la principessa. E non potendo resistere, annusa velocemente il profumo che la strega le porgeva. Ma il profumo così intenso la intontì, rendendola incapace di resistere alle tentazioni della strega. Vieni, mia principessa, vieni, vieni da me. E così dicendo, rapì la principessa, portandola nella sua grotta oscura, nel bosco stregato. Sconforto e disperati muovono mari e monti e radunano un esercito per cercarla, però senza alcun risultato, perché tutti avevano paura di entrare nella parte del bosco stregato.
finché un bel giorno un principe coraggioso che possedeva uno scudo che lo rendeva invulnerabile ai poteri della strega, accompagnato dai suoi valorosi cavalieri, in groppa al suo cavallo bianco, decide di affrontare la strega e varca il bosco stregato per ucciderla e salvare la bellissima principessa. Esci fuori, vecchia strega, esci e combatti se hai il coraggio. Eccomi qui, mio bel principe, vedo che vuoi essere rinchiuso anche tu con la tua bellissima principessa. Vedremo se riuscirai a prendermi, a stregarmi, a rinchiudermi. Lo vedremo. Brutta strega cattiva, io ti colpirò con la mia spada. È inutile che continui a tirarti a lanciare incantesimi. Il mio amore per la principessa ti porterà alla sconfitta. Mi stai uccidendo, mi stai sconfiggendo, ti lascio con la principessa. Dopo una lotta furiosa, con un sacco di incantesimi scagliati dalla strega, il principe infine la sconfigge trafiggendole il cuore con una spada. Pam! La strega esalò l'ultimo respiro, cadde a terra ormai morta stecchita. Il principe entrò nella grotta al buio, non si vedeva nulla. In lontananza si sentiva un debole pianto. Si avvicinò lentamente, accese la sua torcia, rinvigorita dal suo amore, scorse in lontananza la principessa che tutta tremante lo attendeva con ansia. Oh mia principessa! Oh mio principe, finalmente mi avete trovata. Pensavo che sarei morta. Vieni, mia principessa, vieni con me. Ti porterò in salvo col mio cavallo. Ce ne andremo al castello. Ormai la strega è morta e non può farti più nulla. Vieni, inizieremo una vita insieme e avremo tanti figli e vivremo felici e contenti. Ormai la strega è morta, il principe e la principessa cavalcano sul loro cavallo bianco e arrivano al castello e vengono accolti dal re e dalla regina, che felicissimi la abbracciano e concedono la mano della loro bellissima figlia al principe. Tutti fecero festa suonando le campane per il ritorno della principessa a palazzo. Fu imbandita una tavola meravigliosa con dolci, canditi, salami, formaggi, frutta esotica, mele, pere, ma niente mele avvelenate. Il principe ballò tutta la notte con la sua principessa e il giorno dopo la condusse all'altare. Si sposarono e vissero per sempre felici e contenti insieme a tutta la corte. Thank you.
dove vai?